Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Gelaspan B/1 Milano SPA, ultimo aggiornamento, 27 aprile 2022. Cos'è Gelaspan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Gelaspan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Gelaspan? Gelaspan è un farmaco a base del principio attivo gelatina più sodio cloruro più sodio acetato triidrato più potassio cloruro più calcio cloruro di idrato più magnesio cloruro esaidrato, appartenente alla categoria delle soluzioni nutrizionali parenterali e nello specifico succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche. È commercializzato in Italia dall'azienda B/1 Milano SPA. Gelaspan può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Gelaspan 4% Soluz. Perif. 10 Flac. Ecoflac plus 500 ml Gelaspan 4% soluzione per infusione 20 sacche plastiche Ecobag 500 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. B/1 Melsungen AG concessionario. B/1 Milano SPA ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile classe. C principio attivo. Gelatina più sodio cloruro più sodio acetato triidrato più potassio cloruro più calcio cloruro di idrato più magnesio cloruro esaidrato gruppo terapeutico. Soluzioni nutrizionali parenterali forma farmaceutica. Soluzione indicazioni Gelaspan è un sostituto colloidale del volume plasmatico in soluzione elettrolitica isotonica completamente bilanciata per trattamento di ipovolemia e shock relativi o assoluti. Profilassi dell'ipotensione causata da ipovolemia relativa durante l'induzione dell'anestesia epidurale o spinale. Dovuta a una perdita di sangue imminente e significativa in contesto chirurgico. Procedure che prevedono la circolazione extracorporea, come componente del liquido di priming in combinazione con soluzioni cristalloidi, ad esempio, in una macchina cuore-polmone. Posologia come tutti i colloidi, Gelaspan deve essere utilizzato unicamente laddove i soli cristalloidi non consentano un trattamento sufficiente dell'ipovolemia. Nell'ipovolemia grave, solitamente i colloidi sono utilizzati in combinazione con i cristalloidi. È sempre necessario evitare il sovraccarico volemico dovuto al sovradosaggio o a un'infusione troppo rapida. Il dosaggio deve essere regolato con cautela, specialmente nei pazienti con problemi polmonari o cardiocircolatori. Posologia il dosaggio e la velocità di infusione sono regolati rispettivamente dall'entità di perdita di sangue e dalle necessità individuali per il recupero e il mantenimento di una situazione emodinamica stabile. La dose di somministrazione iniziale è in media da 500 a 1000 ml, in caso di gravi perdite di sangue, possono essere utilizzate dosi più elevate. Adulti negli adulti, viene somministrata una dose di 500 ml ad una velocità appropriata in base allo stato emodinamico del paziente. In caso di una perdita di sangue maggiore del 20%, solitamente vengono somministrati sangue o componenti del sangue in aggiunta a Gelaspan, vedere paragrafo 4.4. Dose massima. La dose massima giornaliera è determinata dal grado di emodiluizione. Si deve prestare attenzione nell'evitare una diminuzione dell'emoglobina o dell'ematocrito al di sotto dei valori critici. Se necessario bisogna provvedere a trasfusioni addizionali di sangue o globuli rossi concentrati. Si deve prestare attenzione anche alla diluizione delle proteine nel plasma, per esempio albumina e fattori della coagulazione, che devono essere adeguatamente sostituite se necessario. Velocità di infusione: i primi 20 ml di soluzione devono essere infusi lentamente, per rilevare l'insorgenza di eventuali reazioni anafilattiche / anafilattoidi il più rapidamente possibile, vedere anche paragrafo 4.4. Nei casi gravi e acuti, Gelaspan può essere infuso rapidamente tramite infusione a pressione. È possibile somministrare 500 ml di prodotto in 5-10 minuti, fino a quando non vengano più rilevati segni di ipovolemia. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Gelaspan nei bambini non sono ancora state completamente stabilite. Pertanto non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Gelaspan deve essere somministrato solo in quei pazienti in cui i benefici attesi superino chiaramente i potenziali rischi.
In questi casi devono essere considerate le condizioni cliniche prevalenti del paziente, e la terapia deve essere monitorata con particolare attenzione, vedere anche paragrafo 4.4. Anziani, prestare cautela nei pazienti affetti da altre malattie, quali insufficienza cardiaca o insufficienza renale, che sono spesso associate all'età avanzata, vedere anche paragrafo 4.4. Modo di somministrazione uso endovenoso. Per le infusioni rapide, Gelaspan può essere portato a una temperatura non superiore a 37 gradi. Nel caso di infusione a pressione, che può essere necessaria in caso di emergenze vitali, tutta l'aria deve essere rimossa dal contenitore e dal set di infusione prima che la soluzione sia somministrata, per evitare il rischio di embolia gassosa altrimenti potenzialmente associato all'infusione. Controindicazioni per sensibilità alle soluzioni contenenti gelatina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità a galattosio A, 1,3, galattosio, alfa-gal, o allergia nota a carne rossa, carne di mammifero, e frattaglie, vedere paragrafo 4.4. Ipervolemia. Iperidratazione. Insufficienza cardiaca con gestizia acuta. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni anafilattiche / anafilattoidi. Si raccomanda cautela quando si somministrano soluzioni contenenti gelatina fluida a pazienti con storia di malattie allergiche, ad esempio l'asma. Raramente, le soluzioni contenenti gelatina fluida possono causare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione deve essere posta cautela in pazienti che assumono o ricevono in concomitanza medicinali che possono causare ritenzione di sodio, ad esempio corticosteroidi, farmaci antinfiammatori non steroidei, in quanto la somministrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Gelaspan insieme ad altri farmaci come aldactazide, aldactone, calciriex, calcitriolo DOC generici, calcitriolo EG, calcitriolo Milan generics, calcitriolo Teva, eplerenone Accord, eplerenone DOC generici, eplerenone CRCA, eplerenone Milan, Flus 40, Inspra, Lasitone, Luvion, Rocaltrol, Silkis, Spiridazide, Spirfur, Spirulan, Uractone, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Gelaspan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Gelaspan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di Gelaspan in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare una tossicità riproduttiva, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gelaspan non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono elencati in base alle rispettive frequenze, come indicato di seguito. Molto comune, è un decimo. Comune, è un centesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Il sovradosaggio da Gelaspan può causare ipervolemia e sovraccarico circolatorio, con una significativa diminuzione dell'ematocrito e delle proteine del plasma, accompagnati da squilibrio elettrolitico e disturbi dell'equilibrio acido-base. Questo può essere associato a conseguente compromissione delle funzioni cardiache e polmonari, edema polmonare. I sintomi del sovraccarico circolatorio sono per esempio cefalea, dispnea e congestione della vena giugulare. Trattamento. In caso di sovraccarico circolatorio, l'infusione deve essere interrotta e deve essere somministrato un diuretico d'azione rapida. Se si manifesta sovradosaggio, il paziente deve essere trattato secondo i sintomi, con monitoraggio degli elettroliti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Succedanei del sangue e frazioni delle proteine plasmatiche. Codice ATC. B05A06, derivati della gelatina. Meccanismo d'azione. Gelaspan è una soluzione di 40 mg/ml di gelatina succinilata, conosciuta. Proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. Dopo l'infusione, Gelaspan è distribuito rapidamente nel comparto intravascolare. Biotrasformazione / eliminazione. La maggior parte della gelatina modificata infusa viene escreta tramite i reni. Solo una quantità minore è, dati preclinici di sicurezza, non sono state identificate ulteriori problematiche. Elenco degli eccipienti. Sodio idrossido, per l'aggiustamento del pH. Acido cloridrico, per l'aggiustamento del pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.